Buonasera, vediamo la soluzione degli esercizi di dinamica punto materiale, sesta serie. Per l'esercizio, un dispositivo di lancio è costituito da una molla di ostante apro alla 30 Nm e compressa di 3 cm, agisce su una pallina di massa 50 g, spingendo lungo un piano privo di attrito. Se la pallina parte da ferma, bisogna finire a raggiungere. Questo esercizio è molto semplice, si deve applicare la conservazione dell'energia. Abbiamo l'energia iniziale con l'elastica, l'energia finale è quella cinetica. Si conserva l'energia, quindi l'energia iniziale e l'energia finale, si sostituisce i valori e si leva la velocità. Il secondo esercizio, un'esperienza laboratorio sulla rotaia a tracce di zolfo, quindi prima d'attrito, scivola un carrello di massa 300 grammi, trainato da una massa 30 grammi, appeso a un filo di nano che passa con la gola di una carrura. Qual è l'intensità della forza del carrello? Qual è l'accelerazione del carrello? In questo caso dividiamo il sistema in due sistemi, il sistema 1 è fatto dalla massa M1, forza peso e tiro, l'accelerazione verso il basso, la seconda equazione dinamica scrivo l'equazione, la seconda equazione mi dice che nel sistema 2 ho il tiro e l'accelerazione è 2, ricavo il t 0,3 per 2 ed è vincolo a 1 uguale a 2. A questo punto ho tre equazioni, le tre incognite. Equazioni delle tre incognite a 1, a 2 e t. Piccolo. Rilevo il valore, sostituisco i valori del sistema, rilevo l'accelerazione a 1 e tiro la forza che spinge il carrello. Vediamo il terzo esercizio. Con il peso del dispositivo di programma presente si segue la seguente esperienza, si hanno sul carrello due masse di 20 grammi ciascuna e si ripete la misura dell'accelerazione del carrello tornato dalle masse. Quindi aggiungo due masse di 20 grammi ciascuna. A questo punto avrò che t uguale a m per a, dove m è 300 per 20 fatto 1000 perché porto 1 kg. Quindi si uguale a 340, 0,340 per a 1. Il resto, quello sotto, rimane uguale. Sostituisco e poi sostituisco 0,391. Quindi diventa 1 uguale a 0,94 fratto 0,03 più 0,94. Viene 0,795. Abbiamo, come si ripete, la misura dell'accelerazione si diventa una massa di 20 grammi da carrello aggiungendo la massa di 30 grammi appesa in nylon. Quindi a questo punto, nella seconda parte ho che qui ho aggiunto la massa di 20 grammi, quindi c'è un piccolo errore, non è 0,6 ma è 0,05 perché è 0,03. Che 0,03 più 0,02, va bene? 0,05 per g. Di qua invece rimane solo una massa, rimane tipo 0,32 per a. Sostituisco valori. A questo punto ricavo A che è 0,39 0,37 0,32 m². Vediamo ora il quarto esercizio. Una cassa di 20 grammi scivola lungo un piano di 45 cm l'asse è piano di 35 cm l'accesso dell'asse. Quale forza si deve applicare l'asse per far scivolare invece la costante? La prima domanda, questa è la cassa, è soggetta a P parallela e FA. Quindi ho P parallela meno FA uguale alla massa per A, 20A. Quindi A
a semplice rapporto. Per tenere l'equilibrio deve apprendere una forza affinché l'accelerazione sia nulla, per rimanere presa costante, quindi F più FA uguale a meno P parallelo. Riavo F devo ampliare, P meno FA, sostituisco il valore, riavo la forza necessaria per tenerla in equilibrio. Così ho finito.